tutti ragazzi, bentornati nel nostro angolo del Gear. Oggi ho il piacere di essere qui con un mio vecchio amico, Fred, che rappresenta Silentcroc. Buongiorno a tutti. In quanto Silentcroc, esperti di medicina tattica, siamo qui per parlare del primo componente che tutti quanti associano alla medicina tattica, in questo caso l'IFAK. L'ho detto sì, bene, sì. Sì, sì, esatto. Okay. Quando si parla di materiali, di solito in medicina tattica, l'IFAK è sempre... È un po' la base, no? Nominato, sì. Innanzitutto, sì. Cosa vuol dire questo acronimo? Se lo puoi spiegare? Innanzitutto, IFAK, Individual First Aid Kit, quindi è il kit di primo soccorso individuale. Ecco, da subito, non confondiamo magari quello che è l'IFAK con quello che potrebbe essere il Bubu Kit, quindi... Bubu Kit, ok, bello, bel termine, sì. Ce l'ho. Eccolo qua, questo è il mio Bubu Kit. Perfetto. Tante volte se ne parla anche con i ragazzi, devo fare magari un lavoro particolarmente lungo, stare un po' di giorni sul terreno, contesto outdoor o altro, mi faccio male, nel senso mi serve un cerotto, gocce per gli occhi, magari qualcosa per il mal di testa, insomma. Anche un po' in base alle esigenze specifiche. Assolutamente. Per esempio, quando ho detto gocce per gli occhi, è toccato un tasto ben sensibile. Io soffro spesso di irritazione, quindi star fuori sul campo e non avere qualcosa per l'occhio. Però questo non lo mettiamo nell'IFAK. No, perché il concetto che dobbiamo passare è che se tutto è pronto all'uso, niente è pronto all'uso. Quindi solo alcune cose devono essere a estrazione rapida, ecco, usiamo un termine a noi caro nel mondo tattico. Ma se tutto è a disposizione, alla fine vuol dire che niente sarà a disposizione, perché ci avrò una miriade di equipaggiamenti così a portata, ma poi non c'è, ma poi non c'è niente in verità. Guarda, ti interrompo un secondo perché vorrei anche fare una piccola distinzione, no? Molte volte si tende a confondere l'IFAK perché si traduce Individual First Aid Kit come un kit che noi possiamo utilizzare su di noi, quindi un kit individuale che noi utilizziamo su di noi. Questa cosa è corretta? Oppure... Allora, tendenzialmente no, al di là che non siamo qui per dare dei diktat, ma siamo qui per dare dei concetti sani e applicabili, ma solitamente l'IFAK è un qualcosa, è un'espressione di un'unità, quindi all'interno dell'IFAK ci possiamo trovare tutti quei dispositivi che l'unità nel suo insieme magari è in grado di utilizzare sulla singola persona. L'unità può essere un'unità di polizia, un plotone all'interno della forza armata, ma può essere anche vista come un gruppo di persone che vanno fuori a fare outdoor. Ti faccio un esempio: se all'interno del proprio IFAK chi fa outdoor magari mette, non so, qualcosa per fare una cricotomia, quindi un intervento per le vie aeree, ma nessuno lo sa usare, ha anche poco senso, esatto, ha anche poco senso averlo. Se invece avessero con loro un medico, esatto, un medico, esatto, qualcuno che comunque è in grado di praticarlo, quindi da qui cominciamo a capire che mi porto quello che so usare, quindi mi porto quello che magari gli altri che sono come possono saper usare, quello che l'unità è in grado, esatto, di impiegare. Io ho fatto questa distinzione, poi mi direi tu sei corretta, no? Io ho messo per esempio un IFAK, come dici tu, tutto quello che vi può servire in caso di trauma, poi molte volte si parla anche di trauma importante, no? Sì. E pensato a qualcun altro che lo usa su di me. Mentre invece, visto che prima hai parlato del Bubu Kit, nel Bubu Kit ci ho messo quelle cose per il primissimo intervento che posso usare io. Quindi ci ho messo dei giarotti, una benda, qualcosa che anche per piccole ferite, perché sai, non posso sì, fare un piccolo taglio, comunque ho bisogno, esatto, di esatto, ci metto dentro quello. Tutto ciò che non è, che non devo utilizzare, che non... tutto ciò che può intervenire su ciò che non mette a repentaglio la mia vita, sì, che però ho bisogno di coprire, assolutamente, in senso, è successo parecchie volte di farmi male anche in maniera media, via, però non ho potuto fingere l'IFAK perché non era il caso di usare l'IFAK. Assolutamente. E mi sono automedicato, quindi io il Bubu Kit lo tengo anche in un posto dove sia facilmente accessibile per me, perché magari assolutamente. Ma ti porto anche un esempio: una puntura di un insetto, sì, fastidio. Potrebbe essere, esatto, potrebbe semplicemente portare fastidio, e quindi magari tutto ciò che mi serve lo posso mettere nel Bubu Kit. Il discorso cambia se io magari sviluppo un'allergia, una reazione allergica. Okay. Allora in quel caso lì magari non conviene mettere la siringa, quello che mi serve all'interno del Bubu Kit in fondo allo zaino, ma quello deve essere un dispositivo a portata. Ok. Mi allaccio anche a un altro discorso, visto che hai parlato di allergie, e si potrebbe anche dire che nell'IFAK tutto quello che io metto deve essere tarato su di me, quindi se metto medicine come può essere il pill pack, comunque andrò a mettere diciamo, droghe che non sono dannose per me, quindi al quale non sono allergico. Sì, lì stiamo già parlando di un IFAK particolarmente, sì, completo, ma ricordiamoci che anche in quel caso
inseriremo comunque una scheda, una casualty card magari all'interno dell'IFAK, esatto, posso inserire... dove già lì ci sono i nostri dati, quindi nome e cognome e anche se abbiamo delle allergie. E ovviamente quello chi lo prende, magari ci butteranno. È un dato molto importante, sì. Beh, adesso a questo punto io andrei a guardare dove vado a posizionare il mio IFAK, perché qui sui contesti sono multipli, ora qui noi abbiamo del gear militare, sì, perché comunque voi occupandovi di medicina tattica, prevalentemente suppongo che lavorate sul componente militare, no? Sì, 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 sulla componente militare, forza dell'ordine. E guardiamo un po' le varie possibilità. Io per esempio qui ho preso due esempi su questo gear Agilight. Sì. E, in uno abbiamo posizionato l'IFAK sul cinturone, in questo caso abbiamo usato un Black Folium. Si chiama, esatto, IFAK, proprio il nome. E questo è un porta IFAK molto minimale, abbastanza stretto, ed è pensato per essere posizionato sia sul cinturone, come vediamo qui, o anche in altre zone, come in quel caso sotto il plate. Sì, come abbiamo detto, l'IFAK deve rispondere alle esigenze dell'unità, del gruppo, del team, del plotone, del reggimento, della squadra di polizia, vedetelo come volete, del team di persone che praticano soft air. Certo, perché insomma, adesso lì si vede parecchie persone che iniziano. Assolutamente. Magari poi non so cosa, cioè non sanno, non hanno bene le idee chiare di cosa metterci dentro, però inizia ad esserci un po' di cultura. Assolutamente. Anche al poligono. Anche al poligono, poligono stavo dicendo anch'io. Quando andiamo a fare i nostri training al poligono, ormai quasi tutti iniziano ad avere un IFAK addosso. Sì, sì, assolutamente. E ovviamente in base alle esigenze della singola, della persona. Quindi magari posso volere un IFAK molto... compatto come questo, che è un IFAK orizzontale, quindi anche nel momento in cui io dovessi avere un movimento all'indietro non mi limita, perché magari non va a toccare nel gibernaggio, nel plate, di conseguenza non si incastra, non mi sposta il plate, mi permette una certa mobilità. Oppure posso avere degli IFAK magari come questo, che mi sembra che sia della Direct Action, che invece è sviluppato verticalmente, perché magari sul mio cinturone ho bisogno di preservare spazio, perché ho bisogno di altre file molli libere e quindi posso lavorare verticalmente. Oppure posso avere un IFAK come questo, tendenzialmente ha una forma quadrata, oltretutto un altro IFAK a forma quadrata, anche quello di Frog Pro che ho provato. Sì, per quale noi qui abbiamo il pannello adesso. Sì, esatto. Che invece lo inseriamo all'interno di un design. Esatto. E essendo quadrati riescono magari a essere più piatti e magari si attagliano meglio alle esigenze di altri operatori. Uno può essere un driver, uno può essere invece appiedato, insomma. Ma senti, adesso in base alle esigenze. Mi viene da farti una domanda, la tua prima scelta è se, dove è possibile, sul cinturone o sul plate? Se si lavora col cinturone, io tendenzialmente lo metto sul cinturone. Perché? Perché ci potrebbero essere delle volte in cui si va in giro con il cinturone indossato ma senza il plate. Ok, quindi dici il cinturone ce l'ho sempre? Esatto, però anche lì ogni persona lo deve un attimo attagliare alle proprie necessità, alla casistica in base al proprio lavoro. Di conseguenza mi è capitato di andare in giro spesso con il plate ma senza il cinturone? Ni. Mi è capitato di andare in giro col cinturone ma senza plate? Sì. Perfetto, mi sono già dato una risposta, quindi statisticamente è meglio che me lo tengo qui. Ok, quindi l'importante è che lo metti in quell'oggetto, quindi in quel livello di gear che tu hai sempre con te. Sì. Cioè, per deve... quello che ce l'hai per la maggior parte. Esatto, tempo. Visto che è individual e per la persona, deve seguire la persona. Difatti, se andiamo in poligono, abbiamo il nostro IFAK, magari all'interno del quale c'è anche il nostro tourniquet, perché lo vogliamo tenere all'interno del nostro IFAK e non addosso all'equipaggiamento. Noi andiamo in linea di tiro e lasciamo tutto questo in macchina. Non serve più niente. Non è proprio, cioè, perché poi adesso, quando si parla, esatto, dell'autosoccorso, anche del primissimo soccorso, i tempi sono ridotti. E non è detto che siamo poi in grado di muoverci dopo aver subito un trauma. Chiaro. A questo punto direi di guardare però la cosa più importante, perché come ti dicevo prima mi è capitato di vedere molte volte anche persone, ragazzi al poligono con l'IFAK, però poi andando ad aprire ho trovato i gerotti e la pomata per le zanzare, quindi magari bisognerebbe chiarire un attimino cosa ci si mette all'interno, perché non credo che sia troppo spazio alla fantasia. Quindi vogliamo aprirne uno? Guarda, questo qui è il mio, se lo vuoi aprire puoi giudicare, sì, il mio lavoro e vedere se ho fatto bene, sì, o male. Sì, partiamo proprio dall'esempio che insomma... antizanzare, cerotti e crema solare sono qualcosa che serve, però non bubuchi, te li può stare veramente tranquillamente in macchina, perché sì, insomma non è che non siamo dei vampiri, fortunatamente il sole non ci mangia così all'istante, nonostante la mia carnagione. E quello che tutti devono un attimino capire è innanzitutto che porto con me quello che so usare, quindi inutile riempire un IFAK
con dei materiali dei quali poi non me ne farò nulla, ok? Prendiamo questo esempio, questo qui come vedete è un kit bel compatto, oltretutto mi sembra che questa tasca la si possa mettere anche nel portacaricatori, sì. Quindi sì, sì, c'è una bella, esatto, una bella modularità. Se andiamo a aprirlo, questo, tutti gli IFAK seguono, per quanto riguarda i materiali contenuti all'interno, l'algoritmo del March, quindi Massive sì. Bleeding, Airways, Respiration, ricordiamoci che è un algoritmo molto importante, anche perché è l'ordine nel quale le persone rischiano, la prima causa di morte sono le emorragie massive, dopodiché ci sono le vie aeree, dopodiché Respiration Box, quindi insomma è un ordine logico. E dove si impara tutta questa roba? Nei corsi che si possono poi magari vedere in un altro video. Assolutamente, se volete incominciare, se vuole incominciare un po' anche a solleticare la curiosità, siti come deploymedicine.org possono dare anche una grande mano. Tante slide gratuite, open source, fatte molto bene. Vediamo questo, questo allora, kit. La cosa carina di Blackfolio è che loro hanno già... ti danno una linea guida, quindi ogni slot è pensato per un certo tipo di prodotto. Questo ti dà un pro e un contro. Il contro è che ci devi oggettivamente avere quel prodotto lì, di quella marca lì, se no c'è il caso che non ce lo metti. Ok. Il pro... o comunque è similare come dimensione. Sì, sì, molto similare. Il pro che però non ti facilita la vita. Sai che lì ci va quell'altro, e quindi se c'hai quei prodotti tutto calza a pennello. Ma smontalo pure, sentiti libero di smontarlo. Assolutamente. Ok, quindi qui possiamo vedere che, prima di tutto, all'interno di questo kit non c'è il tourniquet. No, ok. Il tourniquet, perfetto. Quindi il tourniquet viene pensato come un qualcosa di esterno. Dopodiché possiamo trovare all'interno una garza non emostatica, una garza sterile non emostatica. Compressa. Esatto, per fare un packing, comunque una compressione in caso di sanguinamento. Troviamo invece una combat gauze con il fattore coagulante, esatto, agente emostatico all'interno. E qui siamo sempre nel comparto emorragie massive. Troviamo una ETD, un trauma dressing, quindi un bendaggio compressivo, ok? Che fa, diciamo, la vece della vecchia israeliana, questa è un po' più compatta, quel concetto è quello. Esatto, c'è l'israeliana, ce ne sono di varie marche, tipologie e modelli. Questo è un prodottino qui... particolare. Ah, Butter wrap si chiama. Si usa okay. sempre come combat gauze, però è veramente di materiale plastico, quindi probabilmente, presumo, si possa utilizzare anche per altri scopi, quindi... sia il chest o per perfetto, similari. Non lo conosco, non mi esprimo. E poi faccio parlare anche gente più competente come i nostri medic durante i nostri corsi. E, troviamo una needle D, ok? Quindi un ago per decompressione. Quindi qui siamo già passati alla parte respiration box. Troviamo un MPA, ok? Quindi un nasofaringeo, e quindi qui abbiamo la parte airways. E troviamo anche un chest seal, ok? E quindi abbiamo trattato ancora una volta la parte respiration box. E troviamo una casualty card all'interno dell'IFA, che per dire, per l'appunto vediamo allergies, dove c'è scritto allergie, qui noi saremmo andati a segnare un'eventuale allergia. E questo qui per l'appunto vuol dire anche preparare i materiali. Sappiamo che verrà utilizzato su di noi, quindi possiamo incominciare già a inserire determinati dati. Questa va precompilata. No? Esatto. Buona sarebbe precompilarla in modo da avere addosso. Tanto se si parla di un'unità dove c'è presente un medic, probabilmente nel suo zaino ne avrà anche qualcuna, diciamo, in bianco da compilare. E abbiamo anche la penna, perché altrimenti abbiamo anche la penna, esatto. Quindi è chiaro, come dicevi prima, che tutte queste cose bisogna che qualcun altro sappia usarle, perché e qui magari sfatiamo noi su qualcun altro, sì. Qualcun altro su noi, ed è per quello che esatto, proprio quindi sfatiamo questo mito che di questa roba qui, correggimi se sbaglio, io su me stesso non posso utilizzare quasi nulla. Allora, da dottrina sappiamo che nel Care Under Fire l'unica cosa che posso fare è utilizzare, se tatticamente pagante, il tourniquet. Questo perché? Perché mi richiede 30 secondi di tempo, una corretta applicazione di un tourniquet. Tutto il resto, parliamo di Care Under Fire, parliamo di zona rossa per quanto riguarda l'ambito nazionale, e tutto il resto, insomma, richiede più tempo. E quindi... è anche fattibile, cioè adesso io un packing da solo... riuscire a farmelo? Sì, non metto limiti alla provvidenza, però, insomma, diventa sempre tutto più complicato. No, ti chiedo questo anche perché molte volte, sai, trattando di materiali, mi si è fatto notare, ad esempio, che porta IFA come questi non danno la possibilità di essere estratti con entrambe le mani, no? Ecco, e lì torniamo un attimo al discorso che se tutto è sempre accessibile...
non so, strutturato tipo estrazione rapida, alla fine avrò talmente tanta roba accessibile che nulla sarà più accessibile. Quindi le cose alle quali devo attingere realmente in modo molto rapido devono essere quelle che mi servono principalmente per rispondere alla minaccia. Quindi posso parlare per operatore di polizia, militare, per i caricatori, quindi tutto ciò che va a influire sull'estrazione del caricatore, no buono. Quello che devo avere a disposizione è sicuramente il presto talk per fare una corretta comunicazione dell'evento, perché se non riesco a comunicare l'evento, questo qui vale sia in ambito militare che civile, radio portata di mano, perché se non riesco a comunicare l'evento, ovviamente nessuno sa che l'evento è accaduto e quindi non arriveranno mai i soccorsi o il supporto. E di conseguenza l'IFAK, anche se diventa un qualcosa che è estraibile solo in una direzione, o magari ci sono tanti IFAK addirittura che hanno la clip, quindi la clip è una più scomoda, sì. Esatto, cioè una ricerca ancora più vincolata a me, piuttosto che impazzire con la ricerca di una tridimensionalità nell'estrazione, no? E poi magari mi trovo un IFAK che me lo perdo per strada. Sì, a me è successo provando dei prodotti del quale non faccio il nome, che per il giochino di estrarli sia destra che sinistra, dopo un po' di movimentazione non avevi più IFAK perché si sganciava per strada. Perfetto, qui passiamo a un altro concetto importante, che non vado a lavorare con oggetti comprati il giorno prima, ma compro un oggetto, ci faccio del training, ne conosco pro e contro e dopodiché lo porto sul campo, un po' al lavoro. Esatto, un po' come le scarpe, insomma, imparo a conoscerle, pro e contro gli do la forma. Quindi la risposta è, se è essenziale che un IFAK sia da estrarre su entrambi i lati, possiamo dire di no. Non è un fattore che può decidere se questo IFAK è buono o meno. Esatto, non è un fattore discriminante, piuttosto puntiamo sulla qualità del prodotto, se abbiamo strutturato un equipaggiamento che strizza l'occhio alla leggerezza, magari possiamo andare su un IFAK particolarmente leggero, guardiamo se l'IFAK messo in quella posizione ci compromette determinate cose, estrazione dei caricatori o magari un certo tipo di mobilità, perché magari in ambienti molto molto stretti, molto compartimentati, non so, avere un IFAK davanti come il marsupio mi può limitare certi movimenti anche in avanti. Quindi ripeto, quanto farlo grande, cosa metterci dentro, è un po' un'espressione del gruppo, certo, più cose il mio gruppo, il mio team o con chi insomma mi accompagno sono in grado di fare, più device potrò mettere. Esatto, poi esistono anche IFAK particolarmente grandi, o anche i JFAK, i Joint First Aid Kit, nel quale magari ci si può inserire anche del materiale che il personale medico o sanitario decide di distribuire, per distribuire il peso proprio. Ok, quindi okay, per non accollarsi, esatto, 15 kg di materiale tutto lui, magari può decidere di dare un po' di materiale a tutti e quindi dividere sull'unità. Ma io direi che meno male sull'IFAK abbiamo guardato tutto. Se sì, non sì. Abbiamo nient'altro da aggiungere. No, vi esorto ad andare su prodotti di qualità che non vi abbandonano, di conoscere il prodotto che state utilizzando, sia l'IFAK che utilizzate, sia quello che ci mettete dentro. Se non avete un setup tattico, ma il vostro setup è più civile, esistono anche delle altre soluzioni. Questo qui fondamentalmente fa le veci dell'IFAK, quindi ci sono esattamente dentro gli stessi prodotti che posso trovare in un IFAK, ma sono messi su un pannello che posso mettere all'interno di uno zaino in un ambito più civile. Questo è un pannello, tra tutto un pannello buonissimo della Frog Pro, lo utilizzo anch'io. E abbiamo delle buonissime aziende italiane, Black Folio. Sì, Frog, noi qui abbiamo avuto la fortuna di portarne due, Black Folio, Frog Pro, adesso di Frog. Esatto, esatto, che producono materiale di altissima qualità, che ho avuto anche il piacere di provare e di utilizzare, quindi via. Senti, io allora ci lascerei per oggi, chiuderei qui il video. Se però tu sei d'accordo, magari in una prossima occasione andiamo a guardare invece il tourniquet, perché il tourniquet se non dico male, è l'unico device che realmente posso utilizzare da solo, quindi magari cambia la disposizione del tourniquet, anche magari la quantità di tourniquet che mi posso portare appresso. Quindi se vi fa piacere, state sintonizzati sul canale, continuate a seguirci, perché nel prossimo video andremo a guardare anche il tourniquet. Io vi saluto. Saluti a tutti e continuate a formarvi.